Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Segretario, ha visto che a forza di dire che Salva Lega non vi interessa ve lo hanno tolto? Ma ci avrei scommesso e non abbiamo bisogno di aiutini. Io continuo a ripeterlo. Il Salva Roma, il Salva Lega, il Salva Napoli, ognuno deve rispondere delle sue azioni e i partiti devono esistere, se sono in grado di esistere, perché prendono voti e consenso. E il consenso della Lega, fortunatamente, da tutti i sondaggi in crescita, non abbiamo bisogno di pacche sulle spalle. Non l'abbiamo presentato noi, non ci interessa. Badiamo a cose più concrete. Però, se al Senato ve lo ripristineranno, come si è impegnato a fare Brunetta, lo ha sentito anche lei un attimo fa, alla fine lo accettate. Non votate contro. No, non è una mia preoccupazione, lo dico onestamente agli ascoltatori. Penso che abbiamo forze, credibilità e presenza sul territorio sufficiente per essere votati da soli. Ci sono le elezioni europee a maggio, siamo gli unici che da sempre dicono fuori dall'euro e che combattono contro questa Europa criminale. Quindi ci salviamo col consenso degli elettori, non ci salviamo Sì. con qualche emendamento. Quindi non ne abbiamo bisogno e non ci Certo. interessa. Comunque abbiamo sentito che Forza Italia è interessata. Io avevo capito che lo fosse un po' meno. E stavo pensando anche a Grillo che apre alle macro regioni. C'è un nuovo asse in costruzione tra Ma Lega e non so, 5 vedo Stelle. che tutti ci danno ragione. Ci sono economisti che dicono che uscire dall'euro si può, anzi si deve. Grillo scopre l'importanza dell'autonomia, del federalismo. Adesso lo metteremo alla prova e venerdì ci sarà un incontro fra me e i due governatori Zaia e Maroni. Presenteremo un documento a tutti, ma segnatamente a Renzi e a Grillo, visto che si parla di riforme, per vedere se sono solo parole. Perché Grillo anche sull'immigrazione parlava in un modo e poi i suoi hanno cancellato la Bossi-Fini in Parlamento. Quindi, comunque sono contento che le idee della Lega, che erano isolate fino a qualche tempo fa sull'Europa e sul federalismo, invece siano idee di tanti. Non sono Quote, geloso delle sì. nostre buone idee. Quote rosa, Matteo Salvini. La Lega ha una percentuale piuttosto bassa di donne in Parlamento. Mi corregga se sbaglio, ma alla Camera probabilmente non c'è un solo deputato donna, della Lega. Ma guardi, al Senato la metà delle senatrici sono donne, adesso onestamente le Sicuro? proporzioni della Camera non le conosco. Sì, assolutamente le conosco e sono molto in gamba. Noi abbiamo votato a favore. Il problema è che almeno 100 deputati del Partito Democratico nel segreto dell'urna hanno fregato le colleghe deputate e quindi è un problema tutto interno a casa Renzi che ha parlato in un modo e poi i risultati sono arrivati in un altro, basta Quindi, vedere i numeri. Insomma. lei non è malizioso al punto di pensare che ci sia stata una manina che gli ha fatto scoppiare, diciamo così, una castagnola nel loro campo e ha cercato di sollevare un incendio? Problema, ripeto, in casa del PD io non credo alla distinzione in bravi e cattivi, uomini e donne, giovani e anziani. Io onestamente, noi abbiamo votato a favore alla Camera, però io ritengo che donne valide, uomini validi emergano al di là delle quote. Detto questo, è tutto un problema interno alla sinistra che dopo 15 giorni sta già perdendo pezzi, ma se devo dirle qual è l'intervento che mi interessa questa settimana in Parlamento, alla Camera dei Deputati, è la mozione che oggi o domani andrà in discussione e votazione, e lì sì mi arrabbio come una bestia se non passa, per l'esenzione fiscale degli alluvionati dell'Emilia e del Veneto. Quindi al di là delle quote, quella Sì. Questa mozione riguarda migliaia di persone alla disperazione che non possono pagare le tasse. Quindi sì. vedremo se ci arriverà. Le chiedo un'ultimissima valutazione. Al rapporto causa-effetto, taglio cuneo fiscale, creazioni di posti di lavoro. Lei ci crede? Sì, però sono parole. Dov'è sabato Renzi? Sabato Renzi è a Berlino dalla signora Merkel a prendere ordini. Se non si ridiscute l'impianto dell'Europa, io sono a Bruxelles e sto aspettando il volo delle 9:50 per Strasburgo. Se non si ridiscute alla radice un'Europa che sta massacrando il commercio, l'agriturismo, l'agricoltura, la pesca e gli stipendi, perché l'Europa che ci bacchetta, ancora settimana scorsa l'Europa ci bacchetta e ci tira le orecchie dopo averci massacrato. Se Renzi non ha la forza e il coraggio di dire adesso si gioca come diciamo noi, adesso l'Italia fa da sola, adesso ci riprendiamo la moneta e ci riprendiamo il lavoro, è tutta aria fritta. Quindi io temo che domani al Consiglio dei Ministri verrà fuori
verranno fuori le briciole, perché se non si ribalta l'Europa non altro che briciole ci lascia. La saluto, vada all'imbarco che ormai volo parte. Grazie. La saluto. Matteo Salvini.